Life. Obiettivo benessere. Buongiorno, buongiorno a tutti, Annalisa Manduca. Benvenuti a questa puntata di Life. Oggi, come sempre nelle nostre puntate, in contrapposizione due argomenti. Il primo oggi sulla diagnostica prenatale di grande importanza e l'altro invece purtroppo molto più attuale dopo l'attentato in aeroporto di cui si sta parlando moltissimo in queste ore. L'avete sentito nelle nostre trasmissioni, nei nostri GR, quello che è accaduto a Istanbul in aeroporto. Ecco, noi ci soffermeremo sulle nostre paure in seconda parte, che crescono, si moltiplicano e diventano anche strumento per mettere in atto dei comportamenti sicuramente non virtuosi di evitamento, per evitare di esporsi in modo incauto. È vero, è un tempo di profonda incertezza e di reale paura, ma noi dobbiamo anche saper gestire questa paura, anche questo è il nostro compito. Per cui adesso cominciamo gli approfondimenti, partiamo dalla prima parte e poi, come avete capito bene, la seconda parte è dedicata alle paure. Ho il grande piacere di ritrovare la dottoressa Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap, Associazione Europea Disturbi d'Attacchi di Panico. Benvenuta e bentrovata a Life. Buongiorno a voi. È un piacere perché noi ragioneremo questa mattina un po' sulle nostre paure, professoressa Vinciguerra. Paura, male dell'anima, disagio della psiche, superati tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, in realtà resta una grande paura che in questo momento, nella nostra modernità, in qualche modo trova delle risposte molto forti. Lei ha scritto di recente Terrorismo, impariamo a vincere la paura, con Eleonora Iacobelli per Vinerva Edizioni, e partiamo proprio da qui. Cosa ha voluto raccontare in questo libro? Qual era l'obiettivo? Ma l'obiettivo di questo libro era prima di tutto parlare del fenomeno, cercare di aiutare le persone a capirlo, perché ciò che noi comprendiamo è per noi meno minaccioso. Siamo partite da un'analisi sociologica, economica, un identikit del terrorista e poi anche cercare che cos'è la paura, cercare di spiegare che cos'è la paura, che cosa succede nel nostro corpo, perché altrimenti i sintomi della paura stessa diventano per noi un altro allarme, e quindi conoscere che nella realtà è una risposta normale, adattativa, è importante per tranquillizzarci. Nella seconda parte invece abbiamo ritenuto opportuno dare tutta una serie di proprio esercizi, non consigli, proprio esercizi che vanno dalla respirazione, dalla gestione del pensiero allarmante in un pensiero più calmo, e il training atogeno, perché la paura dobbiamo gestirla, altrimenti diventa ansia, altrimenti diventa panico. Indubbiamente, professoressa Vinciguerra, lei mette l'accento su un tema di grande attualità, perché c'è un momento in cui si sta mettendo in atto una serie di comportamenti abbastanza complessi, come dire, c'è una politica di evitamento, meglio non fare, non andare, non usare, non ragionare. C'è una sorta di contagio della paura che in questo momento in qualche modo noi registriamo, che è forte, ma bisogna saper trovare in fretta soluzioni per gestirla. Questo mi sembra poi il messaggio forte e chiaro del suo libro. Ma il messaggio del libro poggia esattamente sulla gestione della paura, perché questo è quello che vogliono i terroristi, e mentre l'intelligence, la polizia, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, noi come cittadini nella realtà siamo tutti chiamati a rispondere nel gestire la nostra paura per non permettere ai terroristi di vincere la guerra, perché cambiare le nostre modalità di comportamento, di viaggio, di raggrupparci, di partecipare a delle dimensioni di piazza, eccetera, perché altrimenti potrebbe succedere qualcosa, significa aver dato modo loro di infiltrarci nella nostra cultura e quindi di far loro vincere la guerra. Quindi dobbiamo assolutamente combattere questa battaglia della paura. Chiaramente, dottoressa Vinciguerra, questo lungo lavoro è stato elaborato dopo indagini e studi dell'Eurodap sul tema, che, come lei ha prima anticipato, hanno anche radici forti nei problemi sociologici, in queste scelte che in qualche modo sono mutate. L'importanza di un pensiero aderente alla realtà che permetta di non paralizzarci, da che cosa dipende? Come dobbiamo pensare? Come dobbiamo guardare a questo tema? Parlare di pensiero positivo quando nella realtà abbiamo questa sensazione di minaccia è difficile. Ma per pensiero positivo si intende
non pensare che andrà tutto bene o sarà una situazione senza nessun tipo di pericolo. Per pensiero positivo si intende fare un'analisi reale della situazione. Non possiamo fermare la nostra vita. È un po' come la mattina quando si esce in macchina, nessuno di noi sa se non avrà un incidente, se avrà un malore, però usciamo sereni e dobbiamo porci di fronte al terrorismo intanto con questo atteggiamento di casualità e non di ossessiva prevenzione, chiaramente usando la razionalità per evitare delle situazioni che sono realmente rischiose. È un po' come quando lei attraversa la strada, non lo fa certo ad occhi bendati. Certo. Guarda a sinistra, guarda a destra, ma poi va serena. La paura nella realtà è una risposta adattativa dell'individuo che ci fa capire che la situazione che stiamo per affrontare può essere pericolosa e quindi ci rende più guardinghi, ci fa osservare meglio le situazioni, ci fa collegare tutta una serie di informazioni per poter poi trarre qual è il comportamento migliore. E l'ansia, che certo, non è altro che il frutto di questo però atteggiamento ossessivo di paura, questo evitare, questo ossessivizzare qualsiasi atteggiamento o scelta che dobbiamo fare, che è disadattativa. La paura di per sé è un elemento che ci fa tenere un attimo le cose in osservazione per, certo, farci scegliere la strada giusta. Anche perché le paure che noi abbiamo sempre conosciuto e in qualche modo gestito sono tante, dal buio all'idea di essere abbandonati, di comunque in qualche modo di non saper prevedere il futuro e il nuovo. Come dire, la paura è un sentimento naturale che dobbiamo imparare a gestire. Quando diventa fobia però, professoressa Vinciguerra? Quando diventa fobia, l'abbiamo visto dal questionario che l'Eurodat ha mandato online prima proprio dell'uscita del libro, quando diventa fermare i bambini in quelle che sono le loro attività anche di vita normale, cioè non mandarli alle gite, non mandarli più all'estero nel senso più assoluto, quando significa chiuderci in una situazione dove non si viaggia più, dove tutto viene vissuto come minaccioso e pericoloso. Sicuramente c'è una situazione di allarme che deriva dal terrorismo, sicuramente, come lei diceva, il problema è molto più complesso perché noi siamo in un momento di profonda destabilizzazione di tutte quelle che erano le nostre certezze, le certezze per il futuro, le certezze del futuro dei nostri figli. Tutto sta crollando e mi sembra di poter dire che purtroppo piove sul bagnato, tutto molto più incerto, e questo per noi è estremamente destabilizzante ed è per questo che abbiamo una vera necessità di gestire i nostri livelli di paura, che non divengano ansia, perché l'ansia poi crea lo stress aumenta la produzione di cortisolo e dopodiché le difese immunitarie, tutte le chimiche che riguardano l'umore, ma anche proprio la salute fisica, possono esserne danneggiate. Possono risentire, certo. Che valenza acquista la paura quando viene vissuta collettivamente dal suo punto di vista? Beh, la paura quando viene vissuta collettivamente è un amplificatore. Nel libro infatti chi lo leggerà troverà anche la testimonianza di una vittima di Bruxelles, che nella realtà lei non si è trovata nell'esplosione della bomba, ma si è trovata nelle persone che uscivano terrorizzate dalla metropolitana, e per lei è stato lo stesso effetto psichico che stare lì in quel momento. Ha avuto un post traumatico da stress che abbiamo risolto con la nuovissima tecnica, con il nuovissimo metodo di psicoterapia dell'MDR velocissimamente, e quindi con i nostri neuroni a specchio abbiamo assolutamente una grande amplificazione dell'emozione che l'altro ci sta trasmettendo. Se questo lei lo allarga su di una massa, è come se una paura di uno fosse uno, una paura di un gruppo di 100 fosse 1000. Mi è venuto in mente, mentre lei stava parlando, che Freud sottolineava l'ambiguità del concetto di mostro, capace di suscitare orrore ma anche meraviglia. Come dire, ci potremmo lasciare con questa idea che comunque c'è sempre a una risposta negativa, c'è qualcosa di positivo nella nostra testa, però bisogna cercarlo, vero, dottoressa Vinciguerra? Assolutamente, bisogna imparare ad organizzare una percezione di realtà
che non sia determinata dallo stato di allarme. C'è una risposta positiva, dobbiamo imparare a trovarla e vivere su quell'onda per abbassare lo stato di allarme. Grazie alla dottoressa Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap, Associazione Europea Disturbi ed Attacchi di Panico. Ricordo il libro di Paola Vinciguerra e Leonora Iacobelli, Minerva Edizioni, Terrorismo, Impariamo a Vincere la Paura. Grazie dottoressa, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti e lavorate per vincere la paura. Grazie. Ricordate, Life, la salute e vita.